stata messa in diretta dalla chiesa di Sant'Alessandro Sauli Vescovo in Pavia. Siamo tuo popolo e siamo qui. Un popolo, una comunità, una famiglia in cammino, insieme agli amici di chi si è sintonizzato sul canale 78 Milano Pavia TV. Insieme viviamo l'Eucaristia,
L'Eucaristia che ci porta oggi ad avere un'attenzione particolare sulla giornata della vita. La forza della vita ci sorprende. Ci sorprende il perdono del Signore, ci sorprende il suo amore. Per questo vogliamo chiedere perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e pensieri, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, pregate per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. All'umanità sofferente e la unisci alla Pasqua del tuo Figlio, insegnaci
a condividere con i fratelli il mistero del dolore, per essere con loro partecipi della speranza del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giobbe. Giobbe parlò e disse: l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Semicorico dico: quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Parola di Dio. Risanaci, Signore, Dio della vita. Risanaci, Signore, Dio della vita. È bello cantare inni al nostro Dio. È dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Risanaci, Signore, Dio della vita. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Risanaci, Signore, Dio della vita. Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza. La sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Risanaci, Signore, Dio della vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventare partecipe anch'io. Parola di Dio. Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni.
La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella riserviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Versetti dal 29 al 39. Un Vangelo questo che continua la giornata di Cafarno. Siamo giunti alla quinta domenica del tempo ordinario e il racconto che abbiamo appena accolto è la continuazione immediata di quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Ci ricordiamo, Gesù era entrato nella sinagoga, aveva spiegato la scrittura e poi quel gesto potente della liberazione dell'uomo indemoniato, quell'uomo dominato dal male. Bene, dopo questi vari momenti, l'Evangelista Marco sottolinea che Gesù va a pranzo in casa di alcuni amici, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Gesù entra, dice l'Evangelista Marco, entra in quella casa, ma in quella casa, abbiamo sentito, c'è un problema. Marco sottolinea e ricorda: la suocera di Simone è malata. È sì una casa, ma una casa che in quel momento, in quel contesto, non funziona bene. È una casa, diremmo, bloccata. È una casa nella quale si è smesso di servire. È una casa dove la vita si sta spegnendo. Quella donna è ammalata. Ebbene, in quella situazione di difficoltà c'è la premura. Parlano subito a Gesù della condizione di quella donna. E vediamo l'agire di Gesù. Gesù non chiede: posso avvicinarmi, conducetemi, no, è la sua iniziativa. Lui è venuto per i malati e quindi cosa fa? Si avvicina, la prende per mano, quasi diremmo la braccia, la solleva e la guarisce. E di fronte a quella guarigione, abbiamo sentito ragazzi, quella donna reagisce, si mette a servire. Prepara quel pranzo e li accoglie. Quella casa ritorna a vivere. Ma il gesto di Gesù non passa inosservato. La gente comincia a parlarne,
si sparge la notizia. Dicono è un maestro autorevole. Per questo, finito quel gesto, finito il sabato, giunti al tramonto del sole, la gente prende l'iniziativa. Porta a Gesù, dice Marco, una grande quantità di malati. Una grande quantità tale che occupano la porta che introduce in Cafarno. Portano quei malati sulla piazza. È pieno davanti al Signore. Quell'ambiente riempito di malati e di barelle. E chiedono a Gesù che intervenga per quel potere che lui ha. E Gesù si prende cura. Gesù cura quelle malattie e Gesù sta con la gente. Una seconda caratteristica che emerge. Al mattino aveva insegnato, era stato a pranzo dagli amici, ha curato quella donna anziana e alla sera sta ancora con la folla. Ma Gesù, dice l'Evangelista, diventa capace di stare anche da solo. Al mattino presto, mentre gli amici stanno ancora dormendo, gli amici che lo avevano ospitato non si accorgono e Gesù esce da quella casa. Cerca un luogo solitario e lì si mette a pregare. E non è casuale. Il giorno dopo il sabato, noi diremmo la domenica. Dopo una giornata intensa, Gesù si alza presto e si ritira in preghiera. Ma subito gli apostoli vanno in crisi, lo vanno a cercare. Gli dicono: perché ci ha fatto questo? Tutti ti cercano, lo trovano e sono felici di quell'incontro. Tutti ti cercano. Ma Gesù comprende quel tutti ti cercano e invita i discepoli a cambiare posto, a spostarsi in un altro luogo. Diremmo, Gesù non coglie l'occasione di quel successo pubblico, ma decide di continuare la sua predicazione. Di fronte all'agire di Gesù, nascono allora anche delle domande per la nostra vita, il nostro cammino. La prima domanda: sono disposto a lasciare entrare Gesù nella mia casa, cioè nella mia vita, anche quando è in disordine, anche quando sono prigioniero delle mie fragilità. Mi chiedo ancora, mi lascio mettere e interrogare dalla parola di Dio o mi difendo? Aggrappandomi alle mie sicurezze, perché la parola di Dio, se mi confronto, mi mette anche in crisi. Mi chiedo che nome posso dare a quelle febbre che non mi fanno alzare o servire. L'Evangelista sottolinea un bisogno. La suocera di Pietro è malata. Davanti al bisogno, che cosa fa Gesù? E io come reagisco? La preghiera di Gesù richiama anche alla mia preghiera, come la vivo personalmente, in famiglia, in comunità. Gesù sa stare con la gente. Io come riesco a stare con il Signore? Come so stare con gli altri? E perché lo faccio?
Rinnoviamo la nostra fede nel Signore dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, e vero da Dio vero, generato e non creato, la stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per gli uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è amato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. In questa giornata della vita ringraziamo il Signore Gesù che si presenta nella nostra comunità e ci dona la gioia della sua presenza. Ci rivolgiamo a Lui con fiducia. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Signore Gesù, ti ringraziamo per la nostra vita, dei nostri figli e nipoti, per la vita delle persone che vivono, lavorano e pregano con noi. Donaci di guidare tutte le persone come un dono di grazia. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Signore Gesù, ti domandiamo che si realizzi per tutti noi e per i nostri fratelli il messaggio dei nostri vescovi per questa giornata. La forza della vita ci sorprende. Donaci di sorprenderci per ogni vita che incontriamo, guardando ogni persona con amore e benevolenza. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Signore Gesù, ti affidiamo la vita nascente, la vita dei bambini, dei poveri, anziani, malati e di chi sta loro vicino. Sostieni e rinnova la carità e la speranza, la dedizione e l'amore verso il prossimo. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Signore Gesù, invochiamo da te la pace per i paesi in guerra. Dona saggezza e carità a quanti hanno un potere politico, economico, sociale, religioso, perché ricerchino il bene di tutti. Conforta le persone ferite e oppresse. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Vogliamo ricordare in modo particolare Genoveffa e Adelia Casanova, Giuseppe, Peppino e Carla e tutti i nostri cari, che affidiamo alla misericordia e alla bontà del Signore, preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Presentiamo al Signore le nostre intenzioni personali, vogliamo ricordare in modo particolare gli ammalati della nostra comunità, coloro che si trovano nelle corsie di ospedale, nelle case di riposo, negli istituti di cura, nella casa circondariale, tutti coloro che ci stanno seguendo dalle loro case, anche nei momenti di sofferenza e di difficoltà. A te, Padre della vita, consegniamo i nostri bisogni e le nostre domande, per noi e per tutti. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Jesus, si prendi pure, sta per sì.
pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alessandro Sauli, il beato Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e doni all'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
comunione per i celiaci verrà distribuita davanti al tabernacolo.
che ci ha resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Ricordo alcuni avvisi di vita e di comunità che trovate anche sul foglio, il tavolino centrale in fondo alla chiesa, come anche la tradizionale fetta del panettone di San Biagio. Ricordo alcuni degli avvisi, la parrocchia organizza una serie di incontri biblici tenuti da Don Gianluigi Corti dal titolo Le donne della Bibbia ci insegnano a pregare. Gli incontri si terranno in oratorio, in fondo alla chiesa, ma anche sul foglio trovate le date e anche le varie donne che ci aiuteranno a scoprire la dimensione della preghiera. Domenica 11 febbraio, alle ore 21, la processione in onore della Madonna di Lourdes, partendo dalla chiesa dell'Osso Verde, percorreremo via Brianza, via Cadore, via Capri, arrivando qua in chiesa. In fondo alla chiesa, ricordando l'esperienza della veglia di ieri sulla della vita, sono in vendita le primole e alcuni libretti di filastrocche. Il 21 febbraio, ricordo, alle ore 21, ricorderemo nella Santa Messa Don Giancarlo. Chiediamo la benedizione del Signore per intercessione di Sant'Alessandro Sauli su di noi e le nostre famiglie, ma in modo particolare per tutti coloro che ci hanno seguito attraverso la TV. Che la benedizione scenda su di loro, in modo particolare in quelle case dove ci sono gli ammalati, dove ci sono delle situazioni di difficoltà. Il Signore ci ama per quello che siamo, dobbiamo avere il coraggio di fidarci di Lui. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E una santa domenica nel Signore.